Hai mai conosciuto per intero il profondo messaggio profetico del Padre Pio riguardante i tre giorni di buio? Secondo alcuni esperti, questo evento potrebbe svolgersi prima del previsto, forse addirittura entro la fine dell'anno. Questa rivelazione è indiscutibilmente inquietante, ma porta con sé un messaggio di avvertimento divino e guida. Quindi, prima di addentrarci nel cuore di questa profezia mistica, chiediamoci: cosa potrebbe significare questo enigmatico messaggio per l'umanità e cosa comporta per il nostro futuro? Unisciti a me mentre esploriamo le profezie del Padre Pio, decifriamo il loro significato e discutiamo le potenziali implicazioni per tutti noi. Mi raccomando, guarda con attenzione questo video fino alla fine, perché qualcosa di davvero speciale e importante abbiamo preparato per te alla fine. Quindi mettiti comodo e preparati, perché la tua vita o la tua percezione del futuro potrebbe cambiare per sempre, ogni tua convinzione potrebbe essere stravolta. Prima di immergerci nel cuore del messaggio profetico del Padre Pio, iniziamo comprendendo il contesto e la rilevanza di queste parole criptiche. In un messaggio attribuito a lui, il Padre Pio trasmette una serie di avvertimenti e istruzioni all'umanità, sottolineando l'importanza della preghiera, della vigilanza e del pentimento. Egli invita le persone a essere preparate, poiché il giudizio del Signore scenderà su di loro improvvisamente, cogliendoli di sorpresa. Il messaggio è un appello all'azione, una supplica per un risveglio spirituale e un preavviso di eventi imminenti che portano profonde implicazioni per il mondo. Ecco il messaggio tradotto. Figli e figlie, persistete nella preghiera affinché l'avversario non possa prendere il controllo su di voi. Dite alla gente di rimanere sempre pronta, perché il mio giudizio verrà improvvisamente, quando meno se lo aspettano. Nessuno potrà sfuggire alla mia mano. Li troverò tutti e proteggerò i giusti. Osservate il sole, la luna e le stelle nel cielo. Quando questi segni appariranno in modo insolito e inquietante, sappiate che il giorno del cambiamento è vicino. Restate uniti nella preghiera e vigili fino a quando l'angelo della distruzione passerà dalle vostre porte. Pregate affinché questi giorni di tribolazione si accorcino. Ho avvertito gli uomini molte volte e ho dato loro opportunità speciali per tornare sulla retta via. Ma ora la malvagità ha raggiunto il suo apice e il castigo non può più essere rimandato. Dite a tutti gli uomini che è giunto il momento in cui tutte queste cose si compiranno. Cari miei, abbiate fiducia, perché io sono in mezzo a voi. Il mio regno sarà glorificato e il mio nome sarà benedetto da est a ovest. Il mio regno sarà eterno. Pregate, fate penitenza, siate umili. Molte cose sono in pericolo e gli uomini corrono verso l'abisso dell'inferno, abbandonandosi ai divertimenti e alle feste come se fossero una maschera del diavolo stesso. La misura del peccato è colma e il giorno della vendetta, con i suoi eventi terrificanti, è vicino, più vicino di quanto si possa immaginare. Il mondo dorme in una falsa sicurezza, ma il giudizio divino lo colpirà come un fulmine. Questo popolo malvagio sarà distrutto senza pietà, come gli abitanti di Sodoma e Gomorra del passato. Tenete le finestre ben chiuse, non guardate fuori. Accendete una candela benedetta che durerà per molti giorni. Pregate il rosario, leggete libri spirituali e mostrate amore, poiché ciò è gradito. Pregate con le braccia aperte o prostratevi a terra, affinché molte anime possano essere salvate. Non uscite di casa, fate scorta di cibo, perché le forze della natura si scateneranno. Una pioggia di fuoco farà tremare la gente di paura. Fate coraggio, perché io sono in mezzo a voi. Prendetevi cura degli animali, perché io sono il creatore e il preservatore di tutte le creature. Vi darò segni in anticipo per nutrire gli animali. Preserverò le proprietà degli eletti, compresi gli animali, poiché avranno bisogno di sostentamento.
Coprite accuratamente le finestre, i miei eletti non vedranno la mia ira. Abbiate fiducia in me, sarò la vostra protezione. L'ora della mia venuta è vicina, ma mostrerò misericordia. I tempi saranno testimoni di castighi terribili. I miei angeli saranno gli esecutori di questa opera, pronti con le loro spade affilate. Annienteranno coloro che si fanno beffe di me e non credono nelle mie rivelazioni. Uragani di fuoco si riverseranno dal cielo, dimostrando che Dio è il padrone della creazione. Nessun male colpirà coloro che sono in stato di grazia o cercano la protezione della mia benedetta Madre Maria Santissima. Sarà una prova terribile, ma molti saranno salvati. Nessuna comprensione umana può misurare la profondità del mio amore. La devastazione sarà grande, ma io avrò purificato la terra. Sono con voi, abbiate fiducia, pensate all'Eterno, pregate affinché le vostre anime siano preparate a ricevere la grazia di Dio. Questo è ciò che conta di più. Il messaggio, come hai visto, analizza una rappresentazione inquietante dello stato del mondo. Il Padre Pio parla del declino del mondo nella malvagità, raggiungendo il suo apice dove la retribuzione divina non può più essere ritardata. Esorta l'umanità a comunicare l'urgenza di questi eventi imminenti a tutti. È giunto il momento che queste profezie si avverino e dobbiamo confidare che Dio sia in mezzo a noi. Il suo regno sarà glorificato e il suo nome sarà benedetto dall'alba al tramonto. In questo messaggio il Padre Pio impartisce consigli cruciali per i tempi difficili che ci aspettano. Ci incoraggia a fare scorta di cibo, poiché le forze della natura scateneranno la loro furia e una pioggia di fuoco terrà in terrore la popolazione. Ma ci rassicura anche che Egli è in mezzo a noi, il Creatore e Preservatore di tutte le creature, promette di fornire segni in anticipo. Inoltre, il profeta sconsiglia di uscire all'esterno anche per nutrire gli animali, poiché coloro che si avventureranno all'esterno non sfuggiranno alla calamità. Il Padre Pio estende la sua protezione ai prescelti, compresi i loro animali, e sottolinea l'importanza della fiducia. Egli sarà il nostro scudo e baluardo di fronte alle imminenti catastrofi. La profezia prende poi una svolta più oscura, prevedendo giorni di oscurità impenetrabile. Il Padre Pio descrive come il mondo sarà avvolto da un'oscurità profonda, così intensa che nessuno potrà uscire dalle proprie case o anche guardare fuori dalle finestre. Questi giorni bui si estenderanno nelle notti, seguite da un altro giorno e notte di oscurità totale. È un quadro inquietante di un mondo immerso nell'oscurità completa, lasciando le persone paralizzate dalla paura e dalla disperazione. Il Padre Pio C incoraggia a rimanere vigili, trarre ispirazione dai discepoli nel giardino di Getsemani che pregavano incessantemente. Il profeta ci assicura che i fedeli non saranno abbandonati e la protezione di Dio si estenderà a coloro che sono rimasti saldi nelle loro convinzioni. Questi sono i momenti in cui la fede, la preghiera e la fiducia saranno le nostre luci guida. Nonostante le profezie minacciose, il messaggio del Padre Pio porta anche un barlume di speranza. Dopo i giorni di oscurità, prevede che il sole sorgerà, portando l'alba di una nuova era. Sarà un periodo di rinnovamento e ringiovanimento, poiché gli angeli scenderanno dai cieli per diffondere uno spirito di pace in tutto il mondo. Coloro che sopravviveranno a queste prove saranno sopraffatti dalla gratitudine per la protezione divina che li ha preservati. La profezia ci ricorda la furia implacabile del giudizio divino che sarà scatenata sulla terra. Il mondo ha accumulato un enorme debito di peccato e iniquità e questo evento catastrofico è la resa dei conti finale. Sarà una punizione di una magnitudine senza precedenti, mai vista prima. Il Padre Pio esprime la sua delusione per l'indifferenza dell'umanità
verso questi eventi imminenti. Si chiede come le persone possano rimanere impreparate per qualcosa di così monumentale che indubbiamente colpirà ogni angolo della Terra. Il Padre Pio sottolinea l'urgenza del pentimento, enfatizzando che queste tribolazioni sono il risultato dell'incapacità dell'umanità di allontanarsi dal peccato e avvicinarsi alla rettitudine. Il profeta Ci esorta a spostare la nostra attenzione dal temporale all'eterno, riconoscendo la brevità della vita e l'importanza di vivere nella luce dell'amore di Dio. Il messaggio funge da sveglia divina, implorandoci di abbracciare l'opportunità di una trasformazione spirituale. Come afferma il Padre Pio, dobbiamo pregare per ottenere la grazia di avere le nostre anime preparate a incontrare la morte nello stato di grazia di Dio, poiché questa è la considerazione più significativa. In conclusione, il messaggio profetico del Padre Pio riguardo ai 3 giorni di buio è sia un avvertimento che un appello al pentimento. Dipinge un quadro cupo di catastrofi imminenti e della necessità di preparazione spirituale. Il messaggio C esorta a perseverare nella preghiera, cercare protezione nella grazia di Dio e rimanere vigili nella nostra fede. Sebbene la profezia possa sembrare minacciosa, porta anche un messaggio di speranza, suggerendo che coloro che rimarranno fedeli emergeranno dall'oscurità in una nuova era di pace. Prima di salutarci c'è il messaggio. C esorta a perseverare nella preghiera, cercare protezione nella grazia di Dio e rimanere vigili nella nostra fede. Sebbene la profezia possa sembrare minacciosa, porta anche un messaggio di speranza, suggerendo che coloro che rimarranno fedeli emergeranno dall'oscurità in una nuova era di pace. Un'altra questione che cattura la nostra attenzione in questi giorni. Un nuovo e terribile messaggio di San Michele Arcangelo ci avverte su possibili eventi futuri che anche in questo caso potrebbero accadere prima del tu, zero tu faur. Saranno collegati fra di loro questi due messaggi? Clicca nel video che vedi sullo schermo per conoscere la verità. Ci vediamo nel video, ciao! Amo!